ci sono gli alberghi, ma prima c'è un'attività che credo faccia somministrazione di cibi e bevande, c'è un negozio abbastanza grande, c'è una banca, ci sono una serie di attività e sindaco questa gru che prima di essere leggermente spostata, come ho visto che dopo è accaduto, chiudeva completamente il marciapiede. Chiudeva completamente il marciapiede, infatti ho potuto constatare personalmente con materiale fotografico che chi veniva dal marciapiede, per capirci, di fronte alla banca Unicredit, diciamo il nome, non è quando arrivava il marciapiede, diciamo quello di fronte alla Polpenno, quando arrivava all'altezza dell'incrocio, per poter svoltare a sinistra, dove magari aveva la macchina parcheggiata o altro, doveva andare in mezzo alla strada, piombare improvvisamente in mezzo alla strada perché c'erano i blocchi di cemento della gru che ostruivano la visibilità, girare a sinistra, sindaco, trovarsi di fronte alle macchine che ti venivano contro mano, per dopo tentare di riprendersi il marciapiede. È una situazione, diciamo, che fino a prima dell'arrivo del caldo, forse in qualche modo era meno sentita, perché voglio dire, non è periodo di passeggiate, ma con l'arrivo delle prime giornate di sole, a volte ci si trovava delle vere e proprie compagnie di persone che ignare che percorrendo quel marciapiede, perché ce ne sono due, no? Uno lato nord, uno lato sud, quindi per ovvi motivi, percorrendo uno di quei due marciapiedi, quando arrivavano lì, si trovavano in mezzo alla strada con le macchine che, visto che il lungomare non va neanche tanto piano, le trovavano all'improvviso avanti e sprecciavano. Quindi quando tu percorrevi e ti trovavi sul marciapiede di lato nord del boulevard di Sottomarina, rischiavi di... Da quello che mi risulta, parlando anche con gli esercenti, non ho capito bene, ma pare che ci fosse anche una sorta di permesso scaduto che dopo è stato rinnovato, dopo è stato... Però io, sindaco, non entro nel merito dei privati che devono fare i lavori, perché per amore di carità cristiana, non è che se un privato deve fare i lavori noi lo blocchiamo. Però, se un privato decide di fare i lavori e occupare il marciapiede del centro di Sottomarina, del boulevard di Sottomarina, non può tenere quello spazio occupato per anni, perché a parte che è un danno per le attività economiche che ci sono lì, è anche un danno d'immagine perché facciamo tanto per valorizzare la nostra città e dopo ci troviamo i blocchi di cemento di una gru per due stagioni fermi lì. Quindi, sindaco, chi deve avere a che fare, secondo me, con la nostra città sa che se deve fare degli interventi in delle zone delicate della città, il cantiere deve avere delle tempistiche, non può andare avanti 2 anni un cantiere che chiude un marciapiede o che blocca il tutto. E quindi insomma io lo interrogo sui motivi di sicurezza che sono oggettivamente venuti a mancare e credo sa meglio di me perché se dopo la gru si è spostato un po', ha lasciato quel piccolo spazio, quel piccolo passaggio pedonale, evidentemente la segnalazione è arrivata a chi di dovere. Grazie consigliere Montanariello, signor sindaco, per la risposta, grazie per la parola. Sì, grazie. Beh, do ragione comunque al consigliere Montanariello perché mi ero reso conto anch'io in quella posizione, tant'è che avevo chiesto anche informazioni perché uno che arriva dal nord del lungomare, passeggia, era obbligato ad andare comunque in strada perché la gru non solo chiudeva tutto il marciapiede, ma arrivava fino anche a chiudere parte del parcheggio con le strisce blu. Comunque questa impresa che sta operando con la gru nella zona appunto citata nell'interrogazione ha recentemente rinnovato la concessione per l'occupazione, era fino al 31-10-24. Presumo che l'abbiano ancora rinnovata perché stanno lavorando ancora sul tetto, quindi ho visto la gru anche in movimento l'altro giorno. Comunque non si può revocare una concessione di un cantiere che segue concessione edilizia. Con l'ultimo rinnovo l'area del cantiere è stata comunque notevolmente ridotta, concedendo il passaggio dei pedoni sul marciapiede nella parte interna. Ecco, a seguito di questi cambiamenti comunque non sono più arrivate segnalazioni, ovviamente, alla mia attenzione. Ecco, è chiaro che
o alla polizia locale o comunque all'ufficio edilizia urbanistica, noi dovremo ovviamente dare delle indicazioni che l'impresa deve comunque trovare, ma che sia lì, che sia anche da altre parti, delle soluzioni ovviamente che non vadano a mettere a rischio comunque i pedoni. E su questa cosa concordo sul fatto che era stato probabilmente chiuso e sbarrato tutto quel passaggio, che oltretutto appunto ci sono anche delle attività, a parte il negozio Forpay, c'è una pizzeria, c'è un ristorante giapponese, sotto c'è un negozio di cinesi, più avanti c'è un hotel, più avanti ci sono anche altri hotel e quindi ovviamente una cosa così è meglio evitarla per il futuro, tanto più che siamo proprio in lungomare. Quindi abbiamo passato l'estate con la gru in mezzo. Comunque concordo e andremo a sensibilizzare sia la polizia locale che poi di fatto autorizza anche l'occupazione del suolo pubblico, l'ufficio commercio e anche l'ufficio edilizia, di trovare una soluzione che non arrechi danni per le attività e anche pericolo per i pedoni e comunque le persone. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Prego Montanarello per la soddisfazione o meno della risposta. Sì, non vorrei rovinare il mio trend, ma mi ritengo soddisfatto. E credo, Sindaco, che sia importante anche perché ci sono altri due elementi. Il primo è che siamo fortunati che questa volta non è successo niente, ci può servire, come diceva lei, di monito per il futuro, che quando ci chiedono un'autorizzazione ci sia uno spazio per i pedoni. E il secondo, anche perché, come diceva lei, ci sono una serie di attività economiche che aspettano l'estate per tentare di fare magari la stagione con i turisti e magari rischiamo anche che siano compromesse nella loro visibilità. Quindi bene stare più attenti per il futuro perché insomma la sicurezza dei nostri avventori e dei nostri cittadini non ha colore e soprattutto immagini la cattiva pubblicità se qualcuno si fa male. Perderemmo tutto il lavoro fatto per valorizzare la nostra città per una cosa che insomma da oggi in poi potrà essere prevedibile. Quindi anche chi deve dare le autorizzazioni, quando sono autorizzazioni in centro, che siano i murazzi, che sia la gru sul boulevard, io credo che un minimo di sopralluogo vada fatto perché dopo, una volta che montiamo la gru, non è che possiamo dire all'imprenditore smontala, perché a quel punto saremo noi a difendere l'imprenditore che sta facendo il suo lavoro di impresa, noi gliel'abbiamo detto noi anche. Quindi mi ritengo soddisfatto, non vorrei interrompere. Grazie. Non vorrei interrompere.